Ora analizziamo il frigorifero da un punto di vista termodinamico. Come già sappiamo, è una macchina termica che riceve lavoro dall'esterno per funzionare, cioè assorbe energia elettrica, e utilizza questa energia per trasferire calore da una zona a temperatura minore, cioè all'interno del frigorifero T1, questo è il calore sottratto, e trasferirlo a un'altra zona a temperatura maggiore, che è l'ambiente esterno. Quindi preleva una quantità di calore dall'ambiente freddo all'interno del frigorifero e lo trasferisce all'ambiente caldo, che è l'ambiente esterno. Dal punto di vista numerico, inventiamoci il solito esempio con i 60 joule di calore sottratti dalla sorgente fredda, con un'aggiunta di 40 joule di lavoro esterno. Il frigorifero poi mette insieme questi 60 più questi 40 joule, che sono energia in ingresso nella macchina termica, e quindi trasferisce 100 joule di calore all'ambiente esterno. Il libro Amaldi spiega che anche il funzionamento del frigorifero, come tutte le macchine termiche, è rappresentato da una trasformazione ciclica nel diagramma pressione-volume, ma mentre nei motori la trasformazione ciclica è percorsa in senso orario, una macchina frigorifera è descritta da un ciclo antiorario. Così il frigorifero assorbe calore dalla sorgente fredda, lo ceda alla sorgente calda. Il lavoro totale compiuto dalla macchina frigorifera in un ciclo percorso in senso antiorario è un lavoro negativo. La macchina stessa funziona perché riceve energia dall'esterno. E poi c'è la relazione che abbiamo appena visto, primo principio della termodinamica: il calore emesso nell'ambiente esterno a ogni ciclo, o Q2, in modulo, perché è un calore ceduto, quindi sarebbe negativo, è la somma del calore sottratto all'ambiente freddo o più il lavoro necessario per far funzionare il ciclo termodinamico. E nell'esempio che abbiamo fatto noi, 100 joule ceduti all'ambiente esterno sono i 60 joule prelevati dall'interno del frigorifero più i 40 joule necessari a far funzionare il frigorifero. Perciò il calore che il frigorifero riversa nella stanza è maggiore del calore prelevato dal suo interno. Questo perché il frigorifero trasferisce all'ambiente esterno sia il calore Q1 prelevato all'interno, sia un'ulteriore quantità di calore che è uguale al lavoro compiuto dal suo motore. È per questo che un frigorifero a sportello aperto non solo non raffredda la stanza, ma addirittura la scalda. Quindi questo è per quelli che credono che aprendo il frigorifero questo va a raffreddare la stanza, invece no, la scalda. Vediamo ora la definizione del coefficiente di prestazione, che misura l'efficienza di un frigorifero. Abbreviato con COP, coefficient of performance. Comunque è il rapporto tra il calore sottratto alla sorgente fredda e il lavoro esterno compiuto a tale scopo. Nel nostro esempio tipico, il calore prelevato dalla parte interna del frigorifero era 60 joule e il lavoro necessario a far funzionare un ciclo frigorifero era 40 joule. Quindi nel nostro esempio 60 quarantesimi fa 1,5, che non è un grande coefficiente di prestazione. Intanto il coefficiente di prestazione è sempre un valore maggiore di 1, o almeno lo è di solito. Infatti i valori tipici sono compresi fra 2 e 6. Per esempio un frigorifero di qualità ha un coefficiente di prestazione, diciamo, di 6, perché richiede poca energia elettrica per sottrarre calore all'interno. Richiede nell'esempio del valore 6 solo un sesto dell'energia elettrica rispetto al calore che preleva all'interno. Cioè, se per esempio preleva 60 joule di calore dall'interno del frigorifero, non ha bisogno di 40 joule di lavoro per funzionare, ma soltanto di 10. Perciò con 10 joule di energia che giunge dall'esterno è in grado di sottrarre 60 joule di calore all'ambiente freddo. Naturalmente ne cederà 70 all'ambiente esterno, perché 60 più 10. Qui c'è un esempio molto semplice: un motore assorbe 8,2 kJ di energia dalla rete elettrica e sottrae 26 kJ di calore dall'interno del frigorifero. Quindi questo è Q1, calore sottratto dall'interno, e questo è il lavoro che serve per far funzionare la macchina. Basta quindi dividere questi 26 kJ Q1 diviso il lavoro necessario per far funzionare, cioè l'energia elettrica utilizzata per far funzionare il frigorifero, cioè diviso 8,2 kJ, e abbiamo un coefficiente di prestazione di 3,2.